Riapre il padiglione Le Corbusier in riva al lago di Zurigo, ultima costruzione dell'architetto interamente in vetro e in acciaio. Completata nel 1967, l'opera d'arte è un vero gioiello architettonico. Zurigo è stata una città importante per Le Corbusier, era la città del suo editore. Qui viveva Heidi Weber, che costruì questo edificio. È anche vero che proprio a Zurigo Le Corbusier ha avuto tante delusioni. Si è aggiudicato molte gare d'appalto, ma alla fine quegli edifici non vennero costruiti. Con la casa colorata in riva al lago, Le Corbusier trasforma in realtà la visione della sintesi tra architettura, vita e arte. Il padiglione segue appieno il suo sistema modular. Una scala di proporzioni sviluppata dall'artista è basata sulle misure dell'uomo e sulla sezione aurea. Ha lasciato un'eredità qui. L'edificio raggruppa il sistema proporzionale modular. È da scoprire e da studiare. A questo punto non resta che andare a visitarlo. A questo punto non resta che andare a visitarlo.